Cavalco. Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mondo virtuale Official Channel, sono Maga, lui è Dalm e abbiamo visto il nuovo Spider-Man Far From Home. Eh sì, siamo andati al cinema il giorno dell'uscita, ovvero il 10 luglio, abbiamo anticipato un po' tutte quelle persone che andranno probabilmente al cinema nel weekend, anche se è di poco fa la notizia che ha incassato nel primo giorno di visione 1,5 milioni e non è poi così male. Sarà piena. Sarà piena la nostra, quindi comunque... sono anche giorni di ferie, giorni di fine scuola, ormai la gente è a casa, quindi era bello pienotto, tanto che il cinema è anche iniziato mezz'ora dopo, quindi... Sì, esatto, da quanta gente continuava a entrare, vendevano biglietti e allora hanno stoppato l'inizio del film. Ma detto questo ragazzi, faremo la nostra solita recensione, prima senza spoiler, dopo con gli spoiler, quindi per chi ovviamente non avrà visto il film e quando guarderà questo video basta stoppare e andare direttamente ai saluti finali. Sarà un discorsone il più senza tagli possibili, quindi andremo un po' a getto, non abbiamo scritto nulla, come tanto sempre. Che regista, sceneggiatori, che so che sono due e quant'altro, ve li ricordo, mi pare che sia John Watts il regista. Per il resto diciamo andremo un po' a sensazioni di ciò che il film ci ha lasciato. Tom Holland c'è, e là siamo sicuri, anche Zendaya. Esatto, loro ci sono, neanche Nick Fury, ci sono tutti. Ci sono tutti. Il mitico Samuel Jackson. Yes. Detto questo, ragazzi, allora, il film possiamo già dire subito che è positivo. Molto positivo. Ci è piaciuto e tutto, diciamo, tutto il film dall'inizio alla fine ha avuto un bel ritmo, anche se dalla metà in poi... Dalla metà in poi esplode, perché se nella prima parte abbiamo... un primo tempo più incentrato su Peter, proprio Peter senza maschera, e anche incentrato su ciò che è adesso l'universo senza Tony Stark, senza Captain America, senza Avengers, bene o male. La seconda parte invece è un tripudio di azione, un tripudio. Vediamo la crescita di Spider-Man in questo film. In un primo diciamo che la crescita forse era dovuta più al fatto di avere un costume figo, di abitare in una città dove ci sono dei supereroi della Madonna come Tony Stark, che poi diventerà mentore di Peter, e un'evoluzione appunto del costume, che da una tuta slabrata diventa poi il costume high tech che Peter prende da praticamente da Tony Stark e da Civil War. Diciamo che l'inizio del film è proprio... Ci siamo chiesti io e Dalm, ma dov'è Spider-Man? Cioè, lo vedi qualche volta, fa anche delle scene abbastanza comiche, però è molto più incentrato veramente sulla figura di Peter Parker, perché non si era molto approfondito anche il suo carattere, o comunque si era visto che era un ragazzo molto intelligente, simpatico, eccetera, aiutava il prossimo, però capirlo bene anche quanto ci tiene i suoi amici, quanto ci tiene a sua zia May, e qua apro una piccola parentesi, ci tiene solo sua zia May, sembra, perché sì. Quello diremo dopo nella parte spoiler, sì. Magari, però ecco, questa è una roba che fa un po' pensare ai veri puristi fan del ragno, però lui ha visto in Tony Stark la figura che noi siamo abituati a vedere di zio Ben nei fumetti. Esatto, Tony Stark ha preso appunto il posto di zio Ben, più che altro perché è l'unica figura con cui ci sentiamo in empatia con Peter, perché Peter in questo film soffre molto per la dipartita di Tony, e questo soffrire non è mai stato visto nello Spider-Man di Tom Holland per quanto riguarda zio Ben. Quindi per noi spettatori e per chi appunto piace questo Spider-Man, lo zio Ben di Peter Parker aka Tom Holland è Tony Stark. Sì, anche perché se uno non ha mai visto o letto un fumetto di Peter Parker o di Spider-Man comunque prima di quel momento lì e non sa chi è zio Ben, non manca. No. Cioè, nel senso, probabilmente un ragazzino di, che ne so, 7 anni che ha visto solo Tom Holland a fare Spider-Man, se tu gli dici zio Ben, fai, chi è zio Ben? Mio zio si chiama Paolo, quindi cioè, non lo sa, quindi va un po' a snaturarlo da quella parte lì, però contestualizzato con il mondo che hanno creato e con le licenze poetiche che hanno utilizzato sia in questo film che in tutti gli altri,
va più che bene, non va assolutamente ad intaccare il tutto. Anche perché lui è un attorone della Madonna, mi è sempre piaciuto anche quando è triste, era molto bravo, ma il film in generale tutti quanti sono bravissimi. Così come Jake Gyllenhaal nei panni di Mysterio di Quentin Beck. Una cosa che appunto la seconda parte ci ha lasciato è appunto questo Spider-Man che sempre di più sta diventando Spider-Man, perché è un'evoluzione che sta durando più film. Diciamo che non c'è stato ancora il film in cui Peter parte un po' imbranato e alla fine diventa lo Spider-Man della Madonna. In realtà ha ancora qualche è ancora un po' impacciato nei panni da supereroe. Gli sta anche comunque la sua vita fatta di studi, scuola, compagni e gite scolastiche. Anche secondo me aver fatto un Spider-Man così diverso comunque dai problemi che aveva lo Spider-Man attuale nei fumetti, cioè lui non è povero come il vecchio Spider-Man, diciamo così, e non ha problemi o non ancora comunque di soldi, secondo me faranno magari un'evoluzione diversa di questo personaggio, anche perché ho letto, non so se è vero, se era un rumor, che ha firmato per 9 film, quindi comparirà in 9 film. Parlavano quindi di 3 trilogie sì, distinte, quindi, insomma, quindi vuol dire comunque che 2 trilogie più 3 film in cui compare, quindi lo vedremo veramente tanto. E anche secondo me, in base alla sua età, perché è molto giovane, crescerà e crescerà insieme al personaggio, insieme ai problemi che un ragazzo da teenager ad adulto si porta dietro. Quindi sono veramente curioso. Parliamo della computer grafica. Computer grafica fatta bene, tanto, tanto bene, e noi siamo stati veramente estasiati nel vedere, soprattutto appunto nella seconda parte, uno Spider-Man che volteggia in quel modo. È stato bello. Una cosa che possiamo dirla adesso, possiamo dirla adesso, è un film dove Peter e Spider-Man, quindi a New York non si vede praticamente mai, perché sono in giro per l'Europa, sono in gita scolastica, una gita che è anche manomessa, non vi diciamo da chi o come o per cosa. Comunque non è una classica gita scolastica. Non è una classica gita scolastica, anche se quei professori lì sono i più stupidi che io abbia mai visto in vita però mia. Però fanno morire da ridere. C'è un attore di colore che è il genio, che è quello della tecnologia, che è colpa della magia. Cioè lì proprio, voi non capirete un tubo adesso, però quando guarderete il film fa veramente ridere, cioè è stato veramente bravo. Avevano dei tempi comici quei due lì insieme che rendevano tantissimo. E anche la comicità in sé del film è stata molto apprezzata, perché non è sfociata nel banale, no, come un Thor Ragnarok, che era la merda disumana. E secondo me, mi scuso per se ho offeso qualcuno, ma a me quel film lì proprio... Stanno provando tutti i modi oltreoceano a farlo piacere alla gente, a tanto da inventarsi degli articoloni dove dicono: qual è il film più preferito di Quentin Tarantino? Sì. Thor Ragnarok. Vabbè. Sì. Ecco, quindi vabbè, quel film non mi è proprio andato giù. Però questo mi è sembrato di vedere un film ok di supereroi, ok di proprio della Marvel, però anche una storia tipo una spy story molto divertente. Mi viene in mente un po' i film che vedevo, non mi ricordo, da bambino, qui là, che magari avevano il protagonista che dopo diventava super forte, che era una mini spia tipo che andava in giro. Sì, ci sono tanti film, a me viene in mente tipo come si chiamano quei film dove c'erano Jackie Chan e Owen Wilson. Sì, anche sì, oppure il film dove c'era, mi pare si chiamasse Le Spie, sì, Spy, dove c'era Eddie Murphy e sempre Owen Wilson. Comunque faceva ridere nel punto, nei momenti giusti e nel punto giusto, non troppo né troppo poco né banale, quasi mai banale, anzi a memoria mia mai. No, quindi sono battute anche che vanno un po' a richiamare sia il Marvel Cinematic Universe, e io ricorderò per sempre la scena dello scudo. Sì, io non dirlo. Te, non lo dico, ma io guardo te. Oppure comunque anche battute appunto tra teenager, se sì, sono quelle battutine che comunque fanno sorridere e che non sono mai banali, insomma. Esatto. Ragazzi, avete capito che questo film ci è piaciuto, e io, se non do mai voti, però se fossi a scuola, visto che è tutto scolastico, direi un bel lotto, e poteva
fare meglio ovviamente, ma poteva fare anche molto peggio. Esatto, ed è per questo che io dico che non è il miglior film su Spider-Man uscito finora. Ma ancora ancora dobbiamo trovare quello che surclasserà Spider-Man 2. Però ci siamo andati vicini, sai perché secondo me? Perché se quel film lì fosse stato ambientato tutto a New York era diverso, però... È quello che volevo dire io, amici, scusate, ho trovato il discorso a metà, che comunque a un certo punto New York ritorna e ti senti a casa. Sì. E se proprio senti, oh, Spider-Man che volteggia New York, ok, perfetto. Quindi, no ragazzi, se avete visto il video fino qua, questa è la parte senza spoiler. Tra pochissimo inizieremo la parte con gli spoiler, quindi per chi non la guarderà, ciao. Però so che di solito la guardate, quindi noi iniziamo a manetta. A bomba. Dai, 3, 2, 1, parla dello scudo. Parlo dello scudo, ma sì. Parliamo in ordine tranquillo. No, voglio che dici dello scudo. La migliore scena di questo film è Happy che nella stanza dei tesori della corona prende uno scudo di un'armatura e lo lancia a mo' di Captain America. E fa così. Però fa tipo come se tu lanciassi veramente uno scudo, non farà mai come il vibranio che gira, fa... No, lì proprio... E tu proprio state... Tipo... fatto piegare e si vedeva che era pesante, sì. Cioè l'hanno usato pesante apposta, sì. Per fargli fare quel e far mollarlo lì, sì. Vai, adesso iniziamo in maniera cronologica. Che bello adesso dire che Peter Parker è morto in questo film. No, finalmente possiamo andare a braccio. Bello, collegandoci, andando per ordine. Allora, Peter Parker va in gita, viene contattato da Nick Fury e lì conosce Mysterio che dapprima sembra tanto buono, però per chi ha letto i fumetti, almeno per quanto riguarda me, non sotto il maga, sì, però l'ho sempre guardato così. In ogni... Non abbiamo mica detto insieme che adesso capiterà il disastro. E Daim è stato anche un preveggente perché fa... Quando hanno tagliato il film, io sono corso in bagno perché mi scappava, ma sì. Da morire in quel momento lì. E fate le pipì per andare dentro il cinema, se non fate come me. Guardate il video di come prepararsi, esatto. Il film, va bene per questi film. E Daim fa... Ma secondo me dopo cambierà tutto perché aveva un ghigno strano. No, io ho detto, allora, il film finisce, per chi l'ha visto, finisce con Peter che esce dalla porta del bar dopo che ha parlato con Quentin Beck. Proprio finisce lì, cioè vedi Peter che esce dalla porta e si interrompe il film. Io ho detto, ok, adesso l'inquadratura dopo sarà Mysterio con un ghigno della Madonna perché è riuscito a prendere gli occhiali di Stark. Infatti è stato così, sì. Era un po' pilotata come cosa, perché comunque chi ha letto i fumetti il film l'ha guardato un po' con l'occhio così strano, sì. Per dire chissà quando si scoprirà la sì, cosa. Sì, che è cattivo infatti. Però è stato un cattivo veramente figo, anche la computer grafica come ha detto Maga prima e le illusioni di Mysterio sono state fatte da Dio. Da Dio proprio. E anche mi è piaciuto che hanno richiamato il tipo che era dentro Iron Man 1, dentro il laboratorio, e l'hanno tirato dentro per dare una continuità al tutto, bellissimo. E mi piace... E devo dirlo proprio con il cuore aperto, come hanno fatto Mary Jane. Perché non è la classica Mary Jane che ci aspettavamo nei fumetti, quella stupida, quella... non neanche stupida, però quella tipo... Vamp, la femme fatale. Esatto. È una Mary Jane con i contro cocones. È un po' la Mary Jane che abbiamo visto, e ormai qua è la conferma definitiva che questi film sono ambientati richiamano molto l'universo Ultimate. Sì, sì, sì. Quindi tutto quanto ambientato a scuola, tutto quanto ambientato con gli amici di scuola, con queste piccole love story, con questi piccoli momenti da film romantico. È stata epica la love story comunque. Sì, è stata bellissima e sono veramente contento che finalmente la MJ e Peter stiano insieme. Sì, ma non solo quella love story, c'è stata una love story ancora più importante. Quella tra Betty Brant con le fattezze di Gwen Stacy, sì. Che non lo capirò mai sta cosa, e il buon Ned. Sì, sì, no. È bello perché fa vacanze... Per soli uomini, sì, scapoli in Europa. Scapoli europei, vai. E dopo, amore, ti amo. In aereo. E dopo, alla fine, che tipo si lasciano e la gente cresce. Tipo, è durato 5 giorni. No, veramente. Sono stati bravi, bravi tutti quanti. E è bellissima la scena dove Peter Parker si costruisce l'armatura. Si upgrade l'armatura. C'è da dire, qua sarebbe da fare un video di 8 ore in cui... si espande, perché allora innanzitutto questo film è stato l'ultimo della fase 3, questo va a chiudere la linea narrativa, la linea, sì. Diciamo la continuity che è partita col primo Iron Man e che è finita poi con Endgame. Spider-Man fa un po' da prologo e il fatto che senti
Sebbene Tony Stark sia morto, ne senti tanto l'anima in questo film. Invece, anche grazie al fatto, appunto, allo sguardo che ha Happy nel vedere Peter armeggiare con la tecnologia di Stark. Cioè, lì Happy avrà pensato: questo è l'anima di Tony e dentro a Peter, perché è lì che si mette le cose tecnologiche, fa tutte le sue cose. E segnatevi questa roba qua che dico in questo video, ragazzi. Secondo me, quello lì è il tassello di base per andare a finire alle Parker Industries. Ve lo dico già perché sono quasi sicuro. Perché chissà, lì la strada è lunga. Però quella cosa lì che ho visto è quello che secondo me faranno fare a quel Peter Parker. Non faranno fare il Peter Parker squattrinato, anche perché i fumetti hanno sempre preso spunto, comunque dato l'amo per creare le storie attuali nei film. Perché ok, ci sono stati dei cambiamenti nei fumetti rispetto ai film e anche viceversa, ma anche i film che hanno influenzato i fumetti. Però secondo me quella roba lì la terranno sicuramente, come secondo me ci sarà Norman Osborn sicuramente. E più avanti, quando vedrete come si svilupperà tutto il film, o meglio, siete qua, l'avete già visto, le scene finali dicono molto. Abbiamo J. Jonah Jameson, è J.K. Simmons della trilogia di Raimi, e io ho pianto quando lo... perché è troppo bello! Noi tutti quanti ci facevamo le cose in testa, ma chi sarà J. Jonah Jameson? Chi prenderanno? Era troppo perfetto J.K. Simmons. Cosa fa? Hanno ripreso lui, era ovvio, è andato troppo da Dio, quindi rivedremo anche Mario Peter Parker che... Finito il liceo dovrà pagarsi gli studi all'università e quindi magari comincerà il suo lavoro da fotografo al Bugle. Sarebbe bellissimo. Mm-mm. Per non parlare dell'altra scena finale dove ci sono gli Skrull, cazzo, che sono Nick Fury e Maria Hill. Però è strana sta cosa, perché non riesco, Maria l'hanno anche detto, però non riesco a collocare quando gli Skrull, quando Talos prende il posto di Nick Fury sulla Terra. Può essere subito dopo Endgame? Sì, per forza. Per forza proprio. Ci sta. Perché, ragazzi, lì il nostro cervello è partito per vie infinite. Secret Wars, Secret Invasion, Secret... No, la guerra Skrull... Skrull Kree. Cioè, qualsiasi roba che ci è venuta in mente, Annihilation, tutto. Però, effettivamente, che... cacchio ci fa Nick Fury nello spazio? Perché è nello senza spazio? Senza scarpe? Senza scarpe? Bene. Non saprei. Cioè, Secret Invasion è molto poco probabile, quanto tanto probabile. Nel senso, mi pare che gli Skrull siano in buoni rapporti con gli umani, siano in buoni rapporti con la Terra, e non penso che una piccola banda possa far casino infiltrandosi nella popolazione. Però sai che di solito magari se fanno anche Secret Invasion magari sono 3-4 persone solo che vanno a modificare qualcosa. Non penso che facciano la mega storia che vanno dentro a tutti i servizi segreti, a tutte le leghe di Avengers, insomma, dentro tutti i supergruppi. Diciamo che ci sarebbe però il pretesto giusto per eventualmente riportare in vita qualcuno. Cioè, molto banalmente, basterebbe inventarsi che chi è morto in Endgame in realtà era uno Skrull. Sì. Vedi Vedova Nera, vedi Tony Stark, anche se non penso, perché... Ma anche un'altra roba possiamo dire. Non c'è il multiverso. È qua. Però hanno fatto dei buoni richiami, perché appunto Terra 616 è quella, appunto, la continuity normale dei Marvel Comics. Terra 833, mi pare, è quella dove c'è lo Spider UK, quindi c'è il mega gruppo di Spider-Man inglesi e quant'altro, quindi hanno richiamato comunque cose vere e poi è venuto fuori che era tutta una finta. Quindi ragazzi, il film lo diciamo anche qua, ci è piaciuto, divertente, tutte le scene e anche i richiami comunque al mondo degli Avengers ci sono, con Spider-Man che parla di Tony Stark e non solo. Bellissima Venezia, vedere Venezia distrutta è stata una cosa eccezionale. Cioè, sì. Finalmente abbiamo visto una città nostra italiana che conosciamo, che viviamo, e ci siamo tanto pentiti di non essere stati lì a casa a Venezia nei giorni delle riprese. So che qualcuno di voi è stato, e so che in più di un'occasione Tom Holland si è anche prestato ai fan, insomma, sì, sì. Saluti e quant'altro, quindi fateci sapere se siete tra i fortunati. Sì, dopo hanno fatto Praga, Berlino. Londra e la Torre Eiffel solo in maniera immaginaria. Una cosa vorrei dire, ed è una cosa che voglio sapere la tua perché non te l'ho chiesto ancora.
La bionda che vediamo quando Peter si toglie i pantaloni è un agente che potrebbe essere collegata strettamente a Vedova Nera, secondo te? Può essere, sì. Sì, può essere, sì. Sembrava troppo una spia assassina. E dopo era anche una bella attrice, quindi magari era... detto, noi ve la spariamo lì. Perché so che ci sarà un'altra Vedova Nera nel film dedicato a Vedova Nera che farà coppia con Scarlett Johansson. Vedi Mike magari. Mike potrebbe essere, sì. Comunque questo Dalmi indagatore del mistero mi piace. Ragazzi... Abbiamo finito. Ci piacerebbe un sacco aver fatto una scaletta e che l'abbiamo visto ieri sera. Abbiamo lavorato tutto il giorno, ci siamo trovati adesso. Comunque, l'importante è che sia Fico è piaciuto. Ci stiamo dimenticando una roba. Hanno spoilerato che Peter Parker è Spider-Man? Lì. Allora, alla fine del primo film succedeva la stessa cosa con Zia May e poi non se ne è vista nessuna conseguenza. Anzi, no. Zia May, chiama Spider-Man per fare le sue robe, presentare nuovi centri, eccetera. Quindi diciamo che non è un po', non è come la scena che vediamo intornando a casa, che May scopre Peter distrutto sul letto col vestito, col costume di Spider-Man distrutto a terra. Ma non è neanche lo stesso modo che hanno fatto nei fumetti in Civil War, dove Spider-Man diceva al mondo: io sono Peter Parker, comunque Peter Parker è Spider-Man. Qua hanno fatto una roba diversa e non è neanche uguale a quella di Iron Man. Però se lui deve essere il nuovo Iron Man, può anche starci, hai capito? Il problema è che l'hanno spoilerato in senso negativo, perché sembra che lui sia quello che ha poi ucciso l'eroe che era Mysterio. È ovvio che è sfigato, come quindi, sempre. Che magari non sia il punto focale del terzo film in cui potremmo vedere i Sinistri 6, sì, visto che in prigione abbiamo l'Avvoltoio, abbiamo anche Scorpio, McCargan, abbiamo visto alla fine una delle scene del primo film di Homecoming. C'è anche ipoteticamente Mysterio, perché sì, secondo me non è morto Mysterio, perché insomma è un dio dell'inganno, senza nulla togliere a Loki. Però già abbiamo tre che ogni tanto si sono visti anche allearsi nei fumetti. Vedremo. Comunque sono veramente tante cose e siamo curiosi di sapere la vostra, quindi condividete il video, fatelo girare tantissimo, commentate a più non posso e lasciate 200 milioni di like. Sì, e anche di commenti, perché non vediamo l'ora di sapere la vostra, di magari, non so, fate un po' di teorie, le commentiamo insieme, magari poi ci faremo un video su quelle teorie che teorie direte voi. Teorie complottistiche. Esatto, insomma mancheranno penso 2-3 anni all'uscita del prossimo film. Posso fare pubblicità? Vai. Il 20, la notte tra il 20 e il 21. Io sono in America. Di luglio, ovvero la notte tra sabato e domenica, ci saranno i Marvel Studios al Comic Con di San Diego, che annunceranno probabilmente la lineup dei prossimi film. Io pensavo di farci una live, quindi dalle 2:15 di notte alle 3:45 sarò in live per commentarla insieme a voi. Troverò un live blogging, perché non hanno mai trasmesso in streaming quegli eventi, però il live blogging lo fanno sempre, soprattutto gli amici di Bettista. Sì, e dopo sei a casa. Poi sono a casa, che me ne fotte, è domenica, quindi è gente che aspetta. Io sono 7 ore indietro, ritardo, quindi sono nel pieno del pomeriggio, quindi esatto, potrò anche venire a commentare. Mi pare alle 5:15 inizia. Io sono alle 5:15 in America, perché io sono in California in quel momento lì, sono a 8 ore e mezza da quel posto lì. Ecco, quindi... Ma non posso andare, che sono in nord della California. Ma vabbè, se devi noleggiare un auto. Sì, tanto da solo, sì. Vado col jetpack. Se ci fossi anch'io, la faremo la pazzia. Sì, ci vediamo la mattina, andiamo. Sì, ciao. Esatto. Bene, ragazzi, seguiteci su Facebook, Instagram, Telegram, Twitch, ovunque. E iscrivetevi, cliccate la campanellina. Come? Con una spara ragnatela elettrica. Classico proprio, quasi. Quasi classico. E poi, se ci amate, se ci volete bene e se volete supportarci, noi vogliamo arrivare a 10.000 iscritti, ma senza di voi non ci riusciremo mai entro dicembre, oltretutto, quindi sotto c'è, cioè, dovete andare dai vostri amici una schiaffa da basetta a basetta e gli fate: vi siete iscritti al mondo virtuale Official Channel? Perché se non vi siete iscritti al mondo virtuale Official Channel, altra doppia sberla, e dopo gli prendete il cellulare o il PC e lo fate voi. Esatto, ragazzi, vai. Grazie mille, basta, dai, chiudi e io vado via. Esatto. Ciao.